mio, stiamo all'ombra. Questo sta a pregare, che sta a fare? Che succede? Ma che succede? Ma che sta succedendo? Ci si vede e ci si sente. Benvenuti a tutti, ragazzi. Scarica aggiornamento? Che succede? Scarica aggiornamento? Questo prega, Barbara prega qui, Barbarella. Ma come quale rispetto della community? Mo che succede? Che succede, Pi? Che succede? Che sta succedendo? Che succede? Io vengo da una live abbastanza complicata, Depeche. Dai, mantenete il rispetto della community. Potete sbloccare solo quei messi che non fanno il loro lavoro, volendo. I messalini. Insomma, vabbè, tocca chiederglielo. Che succede? Aspetta. Aspetta. Succede? Perché preghi? Perché il mio account è stato benedetto stamattina. L'account è stato benedetto, sei diventato religioso. Sono diventato religioso e ti dirò, ho anche speso una DB shoppata per prendere la maglia della Spagna nello shop. Avvicinati di quando dici ste stronzate, per favore. Con una DB shoppata No, ma pure sta la musica, che se ti avvicini abbassi ho preso la la musica. maglia della Spagna nello shop. Questo perché un angelo è entrato nel mio account Non si sente un cazzo, alza la voce, Barbara, con il e... È cuore. entrato un angelo nel mio Ok, account meno male, siamo e tutti. mi distruggerà tutti! Vabbè, ha trovato Michael dalla singola, quindi. Vabbè. 40 tribal, God Baza e Michael. Vabbè. E che ci dici, quindi? No, perché mo Che dobbiamo non andare posso a trattare. incastrarlo. Devo andare a trattare gli argomenti quelli seri della. Devo andare a trattare gli argomenti seri. Devo fare pure il giornaliere, poi tra l'altro. Diciamo, se tutti hanno Michael, Michael non distrugge nessuno. Si autoannulla, dicimi Sì, su. Non ho potrebbe pure capito. succedere, ma non è detto. Stazione amici, consuma energia, fammela Beh, subito. che dire, raga, tanto non lo posso ancora incastrare. Devo andare a prendere le varie SS per poterlo mettere. Quindi per ora sta lì. Però c'è. C'è e sta lì. Vabbè, primo argomento topico della giornata, quindi, visto che tu non sei stato con noi nella scorsa live, ne abbiamo parlato un po', nel senso abbiamo fatto analisi dei giocatori, abbiamo visto tutti i vari parametri che comunque risultano abbastanza Rotti? rotti, OP, Sì. sì, nel senso fuori da ogni grazia di Dio, da ogni grazia divina. Sono angeli, è Vabbè, raga, normale. però dai, Sono angeli, anzi, sono ma arcangeli, è va normale. bene, forse però ci trovo qualche cosa. Allora, il discorso è questo: i giocatori sono belli, sono nuovi, tutto quanto, ma ti sembrano un po' esagerati? Eh sì, sono Sinceramente, rottissimi. mo posso capire che tu l'abbia trovato e possa essere in qualche modo Sì, felice. sono rottissimi, però questo non cambia, cioè, nel Ok. senso. Ma a parte quei parametri, perché una cosa del genere, tutti 12.000 e 16.000 di tiro. Su tutti, pure sulla maestria, sui, ho visto una roba abominevole, non nella mia squadra perché non ho tutte quelle SS, però tipo nel gruppo nostro di Elite un ragazzo ha mandato l'immagine della squadra con Michael dentro, con tutte le SS messe a posto, cioè non c'aveva. Io ho sempre detto, Misu, che lui è Barbarella. A me nessuno mi vuole credere, Non però. c'aveva un parametro sotto il 10.000 praticamente. Allora, Nessun. al di là del parametro sotto il 10.000, che poi arrivano pure, ci stanno pure parametri a 17.000, se non mi sbaglio, Sì. no? Ma uno dice, vabbè, al di sotto del 10.000, adesso tutti in 10.000, No, però. stanno i 17.000, Sì. 14.000, vabbè. Al di là di Questo è questo, un però, problema, cioè, allo start. 73.000 punti di overall allo esatto. start, Allo Francesco, start, allo sì. start, è normale? No. Cioè, andiamo un mese indietro, andiamo un mese indietro e andiamo, ma guarda quanto è bella Barbarella. Andiamo un mese indietro e dimmi se è comprensibile, cioè se è accettabile una cosa del No, genere. ma te l'ho detto, Nel no. senso, God Baza mi sembra raggiunge quei valori dentro l'area, Dentro no? l'area di rigore, sì. Ok, quindi è passiva attiva e invece loro a passiva Allora, passiva spenti allo spenta. start. Poi tutta la polemica che si era creata anche ieri, che poi vorrei parlarne pure con te. Ti sembra giusto che Dream Festival da 73.000 punti allo start siano addirittura latenti? Fornendo No. magari quel legame del Rising Sun con No, soli tre infatti no, giocatori? infatti è quella la cosa più rotta secondo me, il fatto che con tre giocatori del Rising Sun danno un più 3% a tutta la squadra, cioè senza legami di colore, senza niente. Certo, è vero che sono difficili da incastrare perché mo devi trovare, diciamo, sempre le rispettive SS per poterli giocare, però comunque sia un 6% per chi li dovesse trovare tutte e due,
così sopra magari un 60% delle SS, io non immagino una partita online contro una persona del genere. Io, guarda, io se ti devo dire la verità, credo che secondo me adesso però si stia un po' esagerando. È abbastanza. Nel senso, io non ho parlato ieri, però volevo chiedere pure a te, nel senso, no, tu adesso vieni da un account rerollato, nuovo, praticamente nuovo. E quello vecchio è completamente buttato. Vabbè. Vabbè, c'è sempre, ripeto, sta là. Ho pullato pure lì i 50 trimble che mi hanno regalato del piazzamento platino, no? Ieri, non uscite niente. Poi non vuole da poco niente. Vabbè, no, perché giustamente c'ho alcuni amici, nel senso che mi hanno poi detto pure. Vabbè. Che c'erano stati dei problemi relativi appunto il banner che de continuo adesso, tecnicamente ogni banner te dovrebbe costringere a pullarci sopra per non rimane fuori meta, esatto, giusto? Esattamente. E al di là di questo, sembra che stia diventando una spesa sempre più frequente. Beh, direi. Sembra che comunque si stia spronando in un certo senso. Stavolta so serio, Cioè, stavolta so serissimo. Non che le altre volte ero serio, però diciamo che è più grave quando uno è più serio che incazzato. Mi sono speso i soldi, Nel senso, c'è un discorso che sta incitamento alla ludopatia? Ma c'era già prima, però. A sti livelli? No, a sti livelli no, però. Cioè, tu pensa ai ragazzini minorenni che si avvicinano? O sì. Comunque a. Non lo so, raga, non lo so. Sì. Non lo so, mi sembra che stia sfuggì un po' di mano. Semplicemente perché, ripeto, i giocatori vengono fatti in modo da essere indispensabili. Certo. Ma ti sembra una politica corretta? Cioè, nel senso, lo sbilanciamento non è un po' troppo. Non lo so, raga, chiedo pure evidente, a voi, È troppo evidente. Troppo evidente. Ho visto i banner di luglio, sì, ragazzi, li ho visti. Sì. Infatti lo faccio una singola pure io. Li ho visti i banner di luglio e non lo so, raga, nel senso questi in Belgio shop bloccato, strano, che vuol dire? Perché in Belgio sono contro la ludopatia. Ah, hanno bloccato shop. Le meccaniche di sì, hanno no, ma vabbè, non è no, raga, non è niente, tranquillo, troll. Non è solo in Belgio, però mi sembra ci siano altri paesi che adottano queste pratiche, o sbaglio? Tranquillo, troll. Credo, mi sembra che, vabbè, comunque, ripeto, forse c'è un errore dal punto di vista dell'uscita dei personaggi. Sì, stiamo un po' esagerando. Sì, hanno esagerato, non è che stiamo un po' esagerando, hanno esagerato proprio pesantemente, perché tra i banner pay, resto, non c'è senso tutto questo. Non c'è senso. Ma pensi che possa essere comunque un fattore rimandato al... Qualcuno ha detto addirittura, citando me stesso, quindi citando noi, dice che potrebbe essere un fattore paura relativo appunto i vari arrivi che stanno arrivando a fine agosto. Potrebbe nel senso essere, un sì. Sì, fa di tutto per chiudere battenti. Perché ho sentito paradossalmente, ragazzi, che ci stanno alcuni di voi che si stanno vendendo l'account. Sì, io non so uno di quelli, però non so. No, nel senso vende Sermain, ma non è detto che vanno poi a ricominciare. Esatto, sì, ma perché più che altro perché hanno paura che una marparata stanno a vedere, in poche parole. E tu pensi che sia... Potrebbe essere una malparata, sì, perché una cosa del genere non hanno mai esagerato fino a questi livelli, quindi... Mi sembrano un po' elevati come livelli sì. Di esagerazione, non sì. Vorrei... Vabbè, no, mi sembra un po'... Adesso dice tutto uno schifo, non lo so, però nel senso un po'... Cioè io credo più che altro, ragazzi, ripeto, che adesso poi, vabbè, facciamo un calcolo, questo l'ho fatta perché così almeno c'è il ticket SR. E facciamo un calcolo velocissimo, nel senso, adesso... Una persona che, come sempre, io perché torno a fare questo discorso, che comunque è la verità, è la realtà dei fatti. Nel senso, magari in due abbiamo fatto pure qualche amichevole di prova e stiamo equilibrati, ti sembra normale? Proprio equilibrati no, nel senso io non però... Vabbè, però stai a giocare col baulato in attacco, ho capito, sì, però... Sì, sì, no, però sì, te stavo... Cioè l'account testa, quanto in difesa non riuscivi... Vedi, cioè, capisci? Allora... I cavo te stava praticamente... Non ce la facevi più, eh. Ci stanno dei giocatori, ragazzi, che purtroppo, mo vuoi o non vuoi, se lo prendi sono talmente forti che sbilanciano tutti gli equilibri. Eh sì. Cioè, secondo me, non lo so poi, se è una cosa corretta questa. No, non stavamo a vedere ieri, cioè l'abbiamo costato ieri. Nel senso, tu vai a fare il reroll, ti fai un account nuovo e tu già stai a livello mio, perché io non ho pescato chissà che cosa, no? Sì. Non lo so, raga, non lo so, sono sempre più convinto che avanti così, poi è normale che la gente lasci il gioco, Io penso che sia una cosa abbastanza normale, perché non ci trovo niente di corretto nel far uscire giocatori così OP. Poi magari chi sta a giocare dal day one perde sia Rafael sia Michael e si trova il Frankie di turno che si è preso il reroll, che si è trovato quattro giocatori in croce che ti rompono il gioco, e non è giusto però esatto, allora. Esatto, è così.
Cioè poi la voglia a dire, secondo me non è giusto. Ma è così infatti, non è giusto no. Io perché l'ho fatto secondo te? Io l'ho fatto perché vedevo che il mio account tuttora, vedi, ci ho fatto altre 50 Dreamball ieri, quello vecchio. Non esce nulla, a me non mi è uscito neanche un samurai, non mi è uscito neanche... Posso continuare a giocare in quel modo là? Allora, purtroppo il gioco mi piace. Di conseguenza ho detto, allora, o mi compro un account nuovo, perché così non posso andare da nessuna parte e non voglio shopparci sopra. Ho preferito investire dei soldi su una cosa che era sicura, piuttosto che buttarne altri, magari il doppio, perché tu sai il prezzo quanto l'ho pagato. Nel senso, magari buttarne il doppio. Che è una pratica illegale. Non lo so, però... No, non se deve dire. Ho capito. Io sono d'accordo che tu fai pratiche illegali, ma non si dovrebbe dire. A me mi fa piacere, perché sei come Sgarbi, però non è una cosa giusta. E so contro, sono sempre stato contro queste cose. Mi dispiace, raga, io preferisco allora prendete il telefono de vostro padre, de vostra madre, de vostra sorella, della vostra moglie, della vostra ragazza e ve ne rollate l'account. Tra l'altro... Per tutto il resto mi dispiace, raga, non mi trovate d'accordo. Tra l'altro ieri, raga... E non so come... Non so come la volpe che non arriva all'uva, attenzione, non è così, perché se volessi, sì, potrei tranquillamente andare a sovvenzionare ste aziende sotto banco, ma mi dispiace, raga, non mi trovate d'accordo, sono pratiche stupide che poi porteranno gente che gioca dal day one, ripeto, a canna d'account, ci stanno milioni di account su sto gioco, e avanti così, secondo me, prima o poi la gente si romperà il cazzo, ti dico la verità. Perché se tu poco poco adesso, trascurando l'account primario, cominci a puntare tutto sul secondario e arrivano tempi bui pure sul secondario, tu mangi al bar il gioco, te lo dico io, non lo riprendi in mano quello vecchio, no! Non è che potrebbe succedere ora, o te giochi due cose parallele... No, ma io li tengo tutte e due aggiornati, nel senso se dove c'è dopo là pullo su tutte e due. No, ma io sono sicuro, boia, nel senso che lo sanno tutti, ragazzi, però non so pratiche legali, attenzione, Cioè, non sono pratiche legali, raga, non scherziamo su queste cose, dai, va bene tutto, però... Nel senso, fondamentalmente, sì, loro non ti danno l'ok a vendere i dati del gioco, Boia, boia, io non ho preso un account fresh con le varie 2000 Dreamball dentro, Io ho preso un account fresh con già i giocatori, già speso tutto, diciamo. Perché volevo Aoi e Igawa nella squadra e un portiere meta. Cioè, io praticamente ho comprato quell'account per... Aoi, per i Cowboy Dream Collection. Ma che significa? E per Salinas. Ma che significa? Cioè, ma che significa? Vedi, compri l'account per portiere meta. Certo, ma non è giusto, capisci? Non è giusto. Non è giusto. Questi fanno le cose con il culo. Non è giusto, capisci? Non è possibile che sia ho trovato che cazzo ne so, Gino Club come portiere, non sto in meta. Hai capito? Perché sei tu che vuoi che non sto in meta! Certo che sei tu allora, sei tu che lab che vai lì a spronare a ste cazzate, hai capito? A ste cagate! Sei te, non è che sono l'altri che vengono lì e fanno, vabbè dai, cerchiamo di fare una cosa parallela al sistema! Boia, però... Non ho capito! Boia, mo mi sto un attimo innervosì. Io ho pullato sul main, perché dato che parlate, 800 Dreamball, le ho anche shoppate. Ne ho shoppate... E ho pullato 800 Dreamball, non mi è uscito neanche un cazzo di SSR con 800 Dreamball. Ma questa è la storia nei vari, no, nei vari banner, non è la storia di tutti un cazzo, te lo ripeto un'altra volta, a te quattro giocatori trovati, mo' trovato pure voi, e io sul primo account ancora sto con zero giocatori. Allora, non voglio sentire, non c'è manco fatto. Io ho trovato tre giocatori, basta. Uno l'ho comprato. Va bene, io ho comprato e non è uscito. Cosa? Guarda un po', Benji, ho fatto gli stessi step tua e non mi è uscito. Ho capito. Lo sforzo l'ho fatto. Ci ho buttato le Dreamball, perché sono testimoni tutti. Ci ho buttato 800 Dreamball, lo ripeto, neanche. Vabbè, uno più uno, raga, uno più uno uguale due facce da medaglia. È così, dai. Io sono quello purista, quello fedele a determinati stili. Gioco, continuo a giocare con l'account principale. Non c'ho Dreamball infinite. So fatto così, raga, lo sapete. Faccio le singole. Perché sinceramente, raga, ripeto, 800 Dreamball pullate a cazzo sui banner al 3%. Non è detto che ti trova per sì, forza qualche cosa. Ma poi ho capito. Fatti 800 Dreamball in singolo e fine qualche cosa. Sono due giocatori nuovi, neanche il gusto di farmi. Ma se io avessi trovato anche, fatte capire, solo Cryfort, porca di quella puttana. Se l'avessi trovato, il gioco mi avrebbe fatto capire che comunque il giocatore me li può dare. Con 800 Dreamball, zero SSR, hanno uno, hanno zero. Ma non sei l'unico! Non c'è.
Zero SSR sì! I rate della la gente! Francesco! Il rimbollo! E non mi fa incazzare! Poi dopo 800 ci ho beccato il cazzo! Manteniamo con i pagati che sembri veramente Barbarella quando fai così! Allora, spiegami una cosa! Sei andato a pullare 800 trimbolle sul banner 3+1? No, l'ho fatti missi! Se pulli sul samurai il banner a step, c'hai il garantito! Sei andato a pullare, te lo rifaccio! Sei andato a pullare sul 3+1 800 trimble? No, dove l'hai pullate? 400... Che non c'hai un garantito? Dove? 270 il banner 400... completo? Dove le hai pullate? Non è pro, capra! Sei una capra! Non è possibile! 400 le ho buttate lì. A me mi fate incassare, 400 e non ho trovato niente. Non c'è niente di garantito. Non hai niente di garantito. Calmate, sono andato su. Non mi posso calmare, è possibile. Sta lamentando per nulla. È un banner al 3%. Ma che vuol dire? Dai. Vabbè, sono andato su un altro banner. Sono andato su un altro banner, altri 400 trimble e non è uscito un cazzo neanche. Quale banner? La Dream Collection. Sei andato su... La Dream Collection garantisce qualche cosa? No! Te la sei cercata! Sono SR o più garantito. Non significa niente! Su una cazzo di percentuale! È un 5%! E non frega un cazzo su 10 giocatori su 400 trimble qualcosa deve uscire! La matematica non è... Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Neanche su 4000 trimble! Anche il Yuga dei media è quello blu! Ma che cosa se non c'è scritto garantito? Percentuali parlando! Sono uscite 2 settimane ma non è vero, ma non è vero. 2 settimane no, non dopo. D'accordo, non vabbè, so poi d'accordo. Avete beccato, non me rompete il cazzo. Non so d'accordo. Detto proprio così. Non so d'accordo. No, raga. Matematica è matematica. Se è un banner al 5%, Dream Collection, Dream Festival, quello che è, tutto quello che trovi SSR sappi che hai sculato. Multipla, singola, quello che è. 5%. Oh, 5%. 5 possibilità su 100 su ogni singolo, su ogni singola carta. 5 possibilità su 100. Non è che se fai 10 fa quella multipla c'hai un 50, eh? Sì, no? Ho capito. Misuki, non hai capito. Misuki, non hai capito. Misuki, io appunto ho pullato per l'SS. Sai com'è? Aoi, Tsubasa e Yuga che davano l'SSS al 20% e i vari Diaz, eccetera, stavano in quel banner 3+1. Dove vai a pullare? Ma ci hanno pullato tutti. Io ti ripeto, non mi sarei lamentato se mi fosse uscito anche un solo samurai. Io mi sono visto quelle, tutte quelle trimble, perché poi io non so uno che shoppa tutti sti sordi. Di conseguenza, non ci ho trovato un cazzo. Non me ne frega niente che non era nulla di garantito. Però la gente ha spizzicato con le singole, con le cazzatine, anche un giocatore per fatte rimanere. E tu sei uno di quelli. E il pay t'ha dato pure a Oimo. Io, secondo me, le lamentele stanno a zero. Mi sono trovato in sta situazione. Ho preferito fare così. E adesso ma non sto bene. Non hai pullato sui garantiti. Ma che non me ne frega un cazzo che non ho pullato sui garantiti. Tu sei fatto step dei samurai? No. Ecco, a posto. Mi sto lamentando. Hai trovato i giocatori, non ti puoi lamentare. Che significa? Non ti puoi lamentare. Ma che cosa significa? Hai trovato poi che stava pure in raid. Ragazzi, io ho fatto. Io, sì, ma sai che c'è, sai qual è il problema? Io me le sono andato a pullare le mie trimble sul banner a 3+1. Non ho trovato un cazzo. Sto piangendo, sono andato a comprare un altro account. Ce ne pare di 800, no. È uguale, ma lo sapevo che era così. Ho preferito fare le singole, ricapisci qual è il problema? Non me ne puoi fare una colpa se lo trovo. Qui la colpa ve la dovete fare voi stessi, esame di coscienza. Che pullate sul banner al 3%, regà. Lo sapete che è una trappola. Poi c'è sta quello che scula, ok. Ma qui l'infamia è propria della K-Lab, che ti mette il banner al 3% in un anniversario. Sei buffone. Sei buffone, ma buffone, ma proprio a livelli allucinanti. Sei truffatore. Sei ladro. Perché sei truffatore e ladro, perché tu metti il giocatore super mega OP in un banner al 3%, sei truffatore e ladro. Poi metti il banner Vigor garantito, così butti fuori ancora chi non c'ha magari 90 euro da spendere sul gioco. C'hai ragione, va bene così. Poi rivedete e compri l'account, così io che magari posso aver scolato 3 singole e mi vedo uno che si è comprato un account che ha furia delle roll, gli sono usciti 3 giocatori e mi faccio tutto il culo, perché dico, ma pensa te, ma io so 3 anni che gioco e mi tocca vedere che sti imbecilli hanno fatto 10 giocatori in croce, che se ce ne hai 3 di quei 10 ne stai al pari mio che gioco dall'anno 1, vaffanculo. Questa è la verità, io secondo me. Con questo, però io mi adeguo, faccio così. Mi spiace. Ma sono d'accordo con, io sono d'accordo con Boia che uno con i soldi ci fa quello che gli pare, raga. Non sto dicendo questo, però ragazzi, per me c'è stato un problema. Vedi che tu poi dici giustamente che i giocatori vecchi vengono presi per il culo, no? Perché raga, giustamente, ripeto, non è possibile che un account fresh me sta al pari o addirittura superiore rispetto a me che gioco da day one. Perdonatemi, raga, c'è un problema di fondo. Sti cazzo dei giocatori ormai sono troppo indispensabili e ci va costruire una squadra con tutti e 11. Oh! Oh! Ma che cazzo, ma dai! Non ce la faccio, dai. Tu Frank hai fatto bene. Io di concetto non do più soldi né alla club, nemmeno a una che mi fa la cresta su account. C'ha ragione.
Vabbè, no, 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 c'ha ragione. Pure Emis c'ha ragione. Raga, ma io, raga, ma l'avete vista la live scorsa che io ho chiamato Snyder perché sapevo che tanto, ma quando caccia, raga, se lo trovi è culo, basta, punto e basta, quello è. Nulla più che culo se trovi il giocatore di quei 5 rate up, quello che te serve. Dai, ragazzi, è normale. La cosa emblematica è che è l'unico gioco dove un anniversario invece di Garenfi si può... No, vabbè, raga, ma qui... Allora, se... ricordate un attimo gli anni scorsi, proprio per l'esperienza tua che giocavi sul main account, no? Ti ricordi? Allora, ti potevi lamentare del fatto che non trovavi Shingod, no? Sì. Quella era la cosa di cui uno si poteva lamentare. Ma era solo un giocatore, però. Era solo un giocatore, no? Che però rompeva il gioco. Sì. Erano uscite polemiche pure lì. Sì. Ma qui sono 10, però. Lo so, appunto. E Shingod comunque faceva parte del banner sempre 3 più 1, vorrei ricordare, la prima volta che è uscito, eh. Ma infatti. La prima volta che è uscito. Ma infatti, sono d'accordo, te l'ho detto, però io ho preferito far così perché no, il gioco mi piace e non voglio rimanere fuori meta, voglio giocare online e mi voglio divertire. Fine. Ma veramente da quello che si dice dovrebbe essere un 3 più 1 Mayday, comunque benvenuto. No, ma non quello del Bunnak è un 3 più 1, mi sa. Non ho capito però, boh. Vediamo un attimo. Ma spiegami un'altra cosa poi, nel senso, se nell'anniversario scorso non c'erano stati tutti sti problemi, no? C'erano stati, mi pare di no. Uscì God Baza poi al Dreamfest dell'anniversario, sì, no? Era un giocatore fortissimo. Sì, pure Diaz c'era, oh. Diaz da... Ma Diaz non rotto a sti livelli però, raga. I legami, ragazzi, i legami. Era rottissimo per quel periodo là. Perché va bene, ma ancora sta in meta. Ancora sta in meta. Perché però... segna ancora tutti, però. Sì, però... è pure il protagonista del gioco. Certo, ci stanno un sacco di cose. Pure giusto che sia il più forte. Sì, è sempre un giocatore solo poi. Sempre... No, due, erano due perché pure Diaz... No, c'era Brian, c'era. C'era Brian. C'era Diaz, tiro dalla banana, c'era. Ah, Diaz, è vero, sì. C'era Diaz, lui pure è OP. E ancora sta in meta. Sì. Ma non come quello nuovo, però. No, non come quello nuovo. Cioè, quello nuovo caga in testa. Te credo. Cioè, capito? Quello nuovo caga in testa a tutti i Diaz usciti, cazzo. Ma pure la Dream Collection comunque era buono. Ah, boh, cioè, nel senso, chi va a pullare per... No, c'ha ragione, c'ha ragione pure Mizuki, nel senso, che differenza c'è tra i tre giapponesi e Levin, Diaz e Napoleon? Aoi è forte, dice, ma non segna. Vabbè, sono due ruoli diversi, sì, ok. Sì, sono due ruoli diversi. Però, ragazzi, Yuga e Tsubasa, ma quando mai stanno a livello di Levin e di Diaz e di coso? Dai. No. I parametri di Tsubasa, quello nuovo, non so così alti, ok? No, il full body stand. No, no, no. Ok, il full body stand. Ma guarda Diaz, 8.000 di dribbling, raga, dai, su, ma che cazzo, ma guarda Michael. Troppo. Michael, c'ha tutti i 30.000. Dai, raga, ma che scherzo è? Ma che cos'è? Dai, ma non ho capito che scherzo è, dai. Cioè, uno ha mandato una foto, non mi ricordo. Ma sì, ma per quanto c'ha ragione pure Mayday, nel senso, raga. Cioè, allora, il banner step up degli stranieri restavano i mostri. Cioè. E il banner step up di giapponesi sono rimaci, Sawada. Sì, sono rimaci. Ma io ve voglio bene, per carità, perché ve voglio bene, Ma mo, per quanto possano essere forti. Ma sono rimaci e Sawada. Vabbè. Urabe. Ancora Urabe poi. Ancora Urabe. Urabe c'ha l'SS dal 20%. No, tutti c'hanno il maestro di pronostici poi, da quello che ho capito. Sì, Urabe c'ha l'SS al 20%. Ma chiunque esce c'ha il maestro di pronostici, tranne chi ci dovrebbe avere davvero, ossia quelli deboli, vabbè. Sì, gira una foto che Michael tira 35k, esatto. E io quello ho visto le foto. Bravo! Bravo Mizuki, Levi non ti assegnare di niente anche il portiere. Fratelli, sono usciti poi tre portieri. Che sono tre portieri full parata. Scusami, quattro portieri parata, mi sbaglio. Infatti mi idee preparate che a luglio sicuramente escono. Sicuramente Misaki 2.0, bestia, satanica proprio, pure lui. E un altro giapponese che non so se metterà un altro Tsubasa, spero di no, dai. Cioè. Spero di no. O metteranno un Benji, non lo so. No, sono d'accordo, io sono d'accordo con te, Boia. Nel senso, poi ha voglia uno che dice hashtag boycott K-Lab se poi ti mettono Roberto in vendita. Però mi sembra che adesso 180 euro per Napoleon e Wakabayashi ci hanno spese quasi tutti, Io no. Io manco. Io no. Io solo per Benji. Però mi pare che... ci ho speso quant'era? Fino al garantito per Benji. Mi pare che per un po' de pane, cantava un amico mio, daresti via pure tua madre. Cioè, ma mi pare, se si dice Napoleon, così, no? Pensa che io a Napoleon neanche i primi step da una Dream Ball ho fullato. Figurate. No, ma io... No, allora, io... Io ho pullato fino al garantito a Napoleon. Io non ci ho pullato fino al garantito. No, al garantito però ho assicurato Napoleon. Sì, capito. Cioè, era quinto step. Sì, va, quinto o quarto. Quarto, mi sa. Sì, quello che ho fatto io per quarto o quinto, non mi ricordo. Quinto, vabbè. Mi pare. Vabbè, comunque poche Dream Ball acquistare. Comunque, ho sbagliato pure io, perché ho sbagliato. Potevo tenermene, stiamo a morire un po' tutti. Però vabbè, ti ripeto, secondo me c'è un problema di fondo che sono proprio i giocatori stessi stavolta. Scusate, una domanda, perché io poi non ci ho fatto caso. Chi è che dà l'SS dei giapponesi, sicuramente uno blu, che dà l'SS dei giapponesi? Sta guarda dà l'SS blu.
No, aspetta, che dà il legame per i stranieri rossi. C'hoino i stranieri rossi in campo. I stranieri rossi in campo... Che è Levin? No, no, Levin i giapponesi dovrebbero essere. Ma che stai, non ho capito. Che... Hai visto Oi, no? Che per dare il legame servono 5 stranieri sì, verdi. 5, ma che stai di 3? 3, scusa, 3 stranieri verdi. Mi sono sbagliato. Chi è che dà il legame se ci stanno 3 stranieri rossi in campo? Allora, se Oi è verdi, Yuga, chi è? Non so, Yuga forse. Yuga, ma è brutto. Può darsi, o Yuga o Sawada comunque. Se ne andiamo a vedere. Sawada e Yuga, infatti. Infatti. A me quei due mi servirebbero, vedi? No vabbè, comunque io non... Ma ho preso il gol, guarda! No, ma parata, ma che succede? Ma che è successo? Ma che succede? Vabbè, quell'altro mi ha parato FBS, cioè Incheon fuori aia. Meta. Che aia, per dire. Robertone, grande! Angolato, svantaggio colore, dopo portiere in meta, vai! No, ma ah sì, ma va bene così, dai, ma che succede? Godbase a gol. Ti piacerebbe? Nani? Nani? Non ho capito. Ho capito io però. Ma io non capisco poi un'altra cosa che mi lascia proprio perplesso, eh. Determinate passive su determinati giocatori. Tipo Yuga non è sufficientemente rottura dei coglioni. Così gli dovevi dare pure la determinazione. Boh, non lo so. Gli ultimi due non li commento neanche. Non li commento neanche. La determinazione ti dirà una saracca che hai imparato. Non li commento neanche, no, ma quello già non si para normale, non hai capito allora? Già non si para normale. Ecco. Sì, l'ho visto e stava fuori aria. Però vabbè, comunque sia era sempre in count. Di solito poteva segnare. Lì. No, no, ma quando segni? Stanno col 60%, mi sa. Ah, stavano col 60%. Mi sa allora, di sì. No. 60 non so, allora 40 c'erano due sicure sul 40 che so, Benji e Olli, quelli nuovi. Sicuro, quelli sicuro. Vabbè. Vediamo se ne troviamo un'altra così di squadra. Ma io non posso giocare online, ho già detto. Nel senso io non posso giocare. Non c'ho proprio. Non c'ho giocatori. Raga, chi sto costretto a giocare? Ma metterò una giapponese normale, che te devo dire? Ma ne metto un'altra, vediamo un po'. Tanto si segna comunque e quell'altro non para. Potrei giocare pure con questa, volendo. Vabbè, gioco con questa, dai. Giochiamo con Gino. Vediamo i primi go che pia, va. No, allora, fategli le domande a Barbarella, perché lei deve rispondere, ieri non c'era. Tu che pensi dei legami nuovi? Sono rotti quelli di Michael e di Rafael, che penso? In che senso, però? E sono troppo rotti, è un 6% se c'hai 3 giocatori Rising Sun. Boh. Vabbè, 6% se ce l'hai tutte e due, 3% normale. Io ti sto dicendo che se ce l'hai tutte e due un 6% praticamente gratuito. Perché ma già con due già ce l'hai. Avevo sentito comunque lamentarsi le persone per le varie latenze, non so se ti ricordi, in campo. Ah, per la bonus latenze, latenze che ci stavano, no? Sì, che sì, c'erano sì, tipo 7 milioni. Adesso sì, è peggio, sì, no? Eh beh, direi. Adesso è peggio. Oltre al danno a beffa, certo, nel senso, oltre all'SS. Certo, con 5 giocatori, capirai proprio le porcate. Ma è normale. Mamma mia. Ti devono far pulla per forza. Eh sì, ho capito, però sta a finire il gioco, raga. A un certo punto non si vedono più i nomi di giocatori con tutte le barrette latenti, credo, eh. O è vero. No? Non si vedono più le foto dei giocatori. È vero, bisognerà arrivare al limite. Ma non lo so, no, il limite lo fai per forza, i giocatori sono 11. Non metto in dubbio. Esatto, non c'è banner che puoi skippare, Mizuki, è proprio quella la cosa, infatti. Non puoi skipparne neanche uno. Però poi alla fine devi skippare per forza, perché se sei uno come noi che alla fine non può shoppare, io devi skippare per forza, nel senso che devi fa. Non è che te puoi inventare altro. Io pure per farti capire, sull'account nuovo ho pullato un po' di trimble su Roberto, ma non è uscito manco lui. Quelli che giocano in straniero non hanno la possibilità di avere spazio di ticket, vabbè. Secondo voi non hanno praticamente annullato la possibilità di verificare i pull? Praticamente non c'è banner che puoi skippare, ok. Io non. No, stavo a guardare la partita e penso che sia incommentabile il fattore giocatori. Non riesco a passare questa squadra. Io mi devo rifiutare di giocare online ormai, raga. Poi mi fa passare già Roberto. Ah, oh, tira normale, vabbè. No, io comunque mi chiamo fuori, raga. Io mi chiamo fuori. D'avviso, mi chiamo proprio fuori. È inutile che mi dite poi, no, stai, gioca, poi gioca. No, mi devo chiamare fuori per forza. Ho pescato l'uniche tre bare di tutti i banner.
Se avessi pescato Napoleon al posto di Kenzo, stava una favola. Se avessi pescato, non lo so, Nartor al posto di Gino, meglio. Solito a pescare Gino, che ci faccio un cazzo che non para, poi, fra l'altro. Guarda, mo' via gol, che non para. Sono andato a pescare Aoi, che è l'unico buono. Aoi, sì. Brian mi fa cagà a me, raga. Mi fa poco cagà Brian. Non mi piace proprio. Non riesco a sfruttare il legame di Brian con tre giapponesi blu. Come? Dove? Dove? Come faccio? Ma che cosa? Ma non si può fa, ma non si può fa. Ma non si può giocare, sono tre partite che finisco ai rigori, capisci? Non si gioca più, io non posso più giocare. Non li tira, non li tira, guarda, c'è un trucco. Conoscevi? L'ho fatto fino a prima, lo devi tirare il primo. Lo so, devi solo il primo, basta. No, skippa più veloce. Vabbè, ho fatto sempre, fra. È così. L'ho fatto sempre, fra. Vabbè, si è fatto pure per il rigore, grande, fra. Non... aumentata la velocità, perché non era aumentata? Io perché c'avevo già delle default a 2. Vabbè. Comunque continuerai a pullare adesso, te? Non mi converrà pullare su Rafael, stavo a scherzare prima pure sul coso, perché mi servono le SS per incastrare Michael. E dove dovresti pullare? Dovrei prendere Yuga o Sawada. Cioè, lo step up adesso, mo non so quanto dura, se dovesse durare provo a pullare per Sawada, dai. Hai fatto i danni quelli brutti, fra. Non potevo manco skippare. Dura più del previsto. Ma che succede? Sto fa parare tutto. Vabbè. Comunque io ti ho detto, io ormai sto fuori meta, non serve neanche più che gioco. No, non stai fuori. Stavo a puntare super star. Vedi. No, è ingiocabile, fra, ingiocabile. Vedi verso la fine d'anniversario. È ingiocabile, non c'ho la denti in campo, non posso neanche. Ma aspetta la fine d'anniversario. No, aspetto la fine d'anniversario. Fine luglio, poi di quello che ti pare. Arranco offline come al solito, non c'è un cazzo, non so che pensi pure te. Guarda, io ho visto un video della Club stamattina del canale YouTube. Che gli hanno fatto delle domande e loro hanno risposto, quei due tizi lì che fanno i video, e hanno detto che si stanno adoperando per mettere più roba offline, perché hanno letto proprio la domanda, ma perché non implementate gli altri eventi che non c'è più niente, no, offline? No, ma che implementano? Che fanno? Che fanno del bello? Il boss del clan? Non so, qualcosa che metteranno. Lo scontro tra club che poi gioca a manuale. Lì verrà detto, stai in una cosa così tragica, già che hai Aoi ci puoi fare tutto intorno, l'unico è vero PG senza senso più di sto gioco. Ma che cazzo, ma regà, ma sono d'accordo con voi, ma comunque non ci fai niente, boia. Ci fai in cazzo, regà, non ci fate in cazzo. Mi faccio quelli là e mi si è. Singolo giocatore, non ci fate in cazzo, poi. Dai. Apposta, allora non i cago questi qua. Però mi serve comunque un giapponese blu che dabbia l'SS, che dabbia il legame per. Che dabbia? Che è inventato un verbo? Che no? Dabbia? Che cazzo? Non so, ha inventato un verbo. Che no. Dia il legame per Michael. Capisco tutto. Chiamate la crusca quando è così, però. No, non ho capito, cioè nel senso, per chi continua a giocare con una squadra del genere, non posso. Ci sto provando in tutti i modi, sto provando tutti i vari mix, ma non si gioca, raga, non si gioca perché non ci stanno bonus, latenze in campo. Ti ripeto, non posso giocare, raga, non posso giocare proprio, io non posso giocare, quindi mi chiamo fuori. Continuerò a mettere da parte, ma adesso arriveranno i trimball del canale YouTube, da bravi squali quali so. Non si gioca, con questa non si gioca, perché non si può giocare, perché Gentile fa schifo al cazzo, fa ride, questa fa ride pure questa, perché fa ride. Questa lasciamo perdere, con chi cazzo segno? Dimmi, con chi no, segno? Però no, io non e sto a giocare al 55%. Io non l'avrei cosati con la club, scusa, posso provare una cosa? Mettimi la squadra quella normale. Questa club è una Darbar, poraccia, era una bella squadra. Questa è un'altra che purtroppo non serve un cazzo. Tappa buchi, non si gioca uguale, perché non si gioca. Non segna nessuno. Fai una cosa un attimo, dopo lascia un po'. Perché non c'hanno latenze, non c'hanno. Mi vede un attimo allora. Ma vedi tu che vuoi fare? Non ho capito. No, ma c'hai ragione, Mizuki. Vedi che dice giustamente. Oddio, ma quello? Dice, vedi, no, c'ha ragione Mizuki, vedi che ha detto. Si sa che contano il portiere e l'attaccante. Non ho pescato né Spadas e né l'attaccante. Fumo così. C'è poco da fare, dai. Ma che ti fa con gli urretti? Non ti preoccupare. Allora. Fra, ma se non ci sa giocare al gioco, che cazzo vuoi fare? Aspetta un attimo che c'hai. A parte cambia freccetta, per favore. Metti l'ultimo. Sta a cercare tre barre così. Che vuoi di metti l'ultimo? Schiaccia sta freccetta qui. Quell'altra. Ecco, ok, ci stai. Stai sull'ultimo. Vai. Cercate i top player. Io lui ce lo metterei. Non posso metterlo perché Olli c'ha il tiro con Santana, però. Aspetta, perdi Olli, tanto perdi probabilmente... l'SS. Perdi l'SS. Lo so, un attimo, fammi pensare. E che fai? Che perdi? Il tiro lo puoi pure rimuovere. Perdi tanto l'SS, però. Sì, ma il tiro lo puoi pure rimuovere. Permetto quello con Misaki. Aspetta.
Dimmi. Ma metti il tiro su normale. Con chi? Il tiro su normale qual è? Balenante de Raiju? Ah. Che cazzo dici? Ah no, stavo a pensare. Ma che stai a dire? Non si gioca. Ma che fai? Non puoi levare Santana? Dai, vabbè. Ma fa come levare. Vabbè, Yuga Masawada niente serve. Che cazzo è scritto, mi sono capito. Se poi non hai un Yuga blu, vabbè, c'hai ragione. Pure la step up jump con i nuovi, che uno blu ci sarà. E poi lo step up latine che magari. Ma sta a parlare con me? Penso sta a dire lui c'ha i trimble. Io non c'ho un cazzo, raga. 5 trimble. Io pure adesso non c'ho i trimble. C'ho 5 trimble io. Questo spettacolo di venerdì, io non ce l'ho i trimble. E io non pullo su nessuno qui. Non c'ha proprio senso. Ok, no, Santana. Posso fare al massimo qualche singoletta su Dream Festival sperando di beccare un giocatore che manca. Non puoi giocare. Aspetta, togli Roberto. Non togli Roberto, che fai? 4-5-4. Non lo puoi togliere, Roberto. Oh, calmo un attimo. No, raga, ma che cazzo sta a fare? Dai, ma che. Ma che sta a fare? Sto cercando di capire. Che cosa c'è da capire? Ma secondo me dovevo venire a insegnare a me come mettere la squadra? Ma che sta a dire? Dai, su, ma ripiate, ma che è? Ok. Ma non si può fare, no? Ma che sta a fare? Ma rimetti gentile poi. Hai fatto qua cazzata e dar tiro al suo vaso. Allora non tira proprio, che gli devo dar tiro guidato? Che cosa gli do? Ma ci stanno tante varianti. Ci stanno tante. Fammene una! Una variante! Tiro volante guidato! No, il tiro volante. Dimmi! Guidato, no. Dimmi una variante! Non c'hai quello dei medi blu, non ce l'hai? Se c'avevo quello dei medi blu stavamo a fare sta conversazione, no? Che cazzo ne so. Quello. Ma io non ho capito. Ah, pensavo che ce l'avevo, no, non ce l'ho. Ha fatto sta cazzata da tiro con Santana. Chissà che dovevo fare. Beh, perché così l'hai fatto per la club, però mo la club non si gioca più. Chiedilo a Club perché la club non si gioca più, però non chiedi a me. Posso essere incazzato io, perdonami. Non lo so, boh, vabbè. Mi sa che pure quello del 23 si poteva mettere. Dove? Non stavo a pensare. Mi sa che il core del 23 si può mettere? Perché no? Perché uno che c'ha il legame con i giapponesi, io metto qui dentro. Dimmi. Ma c'ha il legame. Giochiamo a Ruzzichella poi, che fa? Ma certo che c'ho ragione, ma sai, sono scemo io. Ma io sono scemo, io sono il scemo del villaggio, come dice Malesani. Vabbè. Sono il scemo del villaggio. No, ma questo è tutto da buttare, raga, dai, ma che davvero, dai. Non c'ho parole, dai. Non c'ho parole, raga, lo sapete come la penso, vado a fare una partita al volo proprio. Ho pullato veramente i giocatori che, ti giuro, mi piacevano di meno di tutto il banner. Tipo Brian, non lo so. Ma a Platino già c'è sta a Platino 4. No, sto a Platino 3. Ma sei riuscito a andare? 3 metà per la chiusura, sì, della, sì, stagione. La chiusura della stagione, sì. Vabbè, almeno, quantomeno penso che un minimo so giocare. Comunque sono 3 anni che gioco, un minimo so giocare. Però ripeto, comunque di fronte a determinati numeri puoi soltanto calzare braccia, certo. Di fronte a certi giocatori io adesso posso solo calzare braccia. E ripeto, non c'ho latenti in campo. L'unico che mi fa fare la vittoria sporadica ogni tanto, o che comunque mi fa strappare il pareggio, è Naturesa Dream Collection, che mi subentra dalla panchina. Solo lui. Solo e soltanto lui. Perché vabbè, ogni tanto segna pure Tsubasa, certo, ma al di là di quello, con chi segno? Con Rivaldo? Con Santana? Non. Mi hanno dato a puttane tutto a me, raga. Non. Sono amareggiato. Sono veramente. Sono incredibilmente amareggiato, ripeto, ma perché. Poi ti ripeto, ma non è che io non ce l'ho con te, No, no, dico, se hai capito, traduci te, non ce l'ho con te. Però per Marisani. Allora, lo sai che c'è, però? Che la gente che si fa l'account nuovo, che rerolla, che fa, non può stare a livello mio, capisci? Ma lo so, ma lo so. Mi si trigger al fegato. Lo so pure io. Cioè, non ce la faccio, non la posso fare. Ma non è colpa tua, è colpa da K-Lab. Lo so che è colpa. Che mette quei giocatori rotti così. Io sono tanto tranquillo con l'account mio, senza problemi. Non è. Io purtroppo ci rimango malissimo. Cioè, nel senso, non. Non so, faccio una fatica immane comunque, una fatica immane a sopportare. Adesso come adesso il gioco, sto a fare una fatica immane a sopportarlo, semplicemente perché non c'ha proprio senso. Cioè, raga, adesso guardate pure questo evento. Normale, no? 35 palle nere per qualsiasi cosa. Dimmi se è normale. Dimmi se è normale. È normale. Ma ti porti subito S99, oh! Ma non ha, raga, ma per favore, dai! Ma non c'è neanche il gap dei tecnici, sai, almeno quello lì gioca da più tempo. C'è un gap a livello di tecniche, dei livelli, me può battere perché lui è veterano, comunque c'è tecniche S99, magari mi può fermare pure il giocatore OP, visto che gioco S10. Ho capito! E dai! Ma io sto fuori, sto fuori da ogni grazie a Dio perché c'ho i soldi, regà, parliamoci chiaro, dai! E sono nato col turbante, basta! No, loro investono sui nuovi arrivi, basta, fine. Loro investono sui nuovi arrivi. Ma quali nuovi arrivi? Che se poco capiscono come funzionano sti cazzo di porta pranzo che c'hanno al posto del cervello,
da K-Lab. Io mando a narbare pure i nuovi arrivi, regà. Ma non scherzate, ma che cosa? Ma dai, ma quando mai? Ma se può vedere su. Dai, te prego. Te fa un gol e spada, sta una lotteria, oh. Una lotteria, oh. Con 29.000 da tiro con Natura Esotica Dream Collection dentro l'area su palla alta e bassa, me para. Ma l'avete viste, amichevoli, in live poi, eh? L'avete viste, eh? L'avete viste? Non è possibile, dai. Non c'è... Adesso dice una volta che i black ball erano introvabili. Non lo so. Facevamo scontro club per tre black ball. Le tattiche, le cose. Adesso scontro club a che cazzo serve? A parte una gara a chi ce l'ha più lungo. Perdonatemi. A che cosa serve? A che cosa serve lo scontro tra club? Per la gloria, basta. Ma quale gloria? Ma sti cazzi da gloria. Se poi arriva un club dei nabbi, dei nabbetti appena nati, c'hanno comunque giocatori più forti di me. Io posso stare nel club più forte del mondo, ma mi viene a pallonate. Hai capito? Ma che cazzo, ma dai, ma per favore, insomma, non ce la faccio proprio, dai. Ce la posso fare, dai. Mi sento male, mi sento male. Anche, Barry Mizuki che ha detto, e se poteva esserci lo svantaggio delle tecniche A, vai in uno shop e te compri quelle S. Sì, adesso sì. Manco più i doppioni. Una volta tu eri veterano, c'avevi il doppione, c'avevi la tecnica S sul giocatore, no? Mo dai, compratele, cazzo. Sì, è vero, pure per farmare il passaggio B60. E poi che fa che... No, poi che cazzo fa sto gioco? A me mi deve annappia per culo. Sono 3 anni che cerco il tiro al volo su palla bassa S di Yuga. Adesso commette uno shop dal ticket SSR ieri. Mi devo uscire Yuga dei superiori. Ma tu non quitteresti al posto mio, perdonami. Ma io quante... Snyder da singola, ma quante pese per culo posso sopportare? Quante? Dimmi. Va bene, eh? Si aspetta a finta di fuoco comunque io. Non vuoi che ti riesci a... Sì, sì, dal ticket, almeno godo di più. Preferisco finta di fuoco che Yuga superiori tiro S al volo nuovo. Preferisco, te giuro, preferisco. Preferisco. È stata bella quando avevi trovato Misaki gol del 23, che beh, tira il ticket SSR garantito e ti è uscito Misaki super riserva. No, bravo, bravo pure Boy, dice, una volta si fermavano le tecniche, ti ricordi? Tecniche B, eccetera. Ma puoi fermare pure Mo, nel senso Mo. Raga, è diventato, no, ormai è diventato un gioco solo online, dai. Ah sì, ma... Cioè, nel senso, il divertimento è vero, sta solo online. Certo, ma era pure prima così, secondo me. Vabbè, potessi farci una challenge da settimana, comunque, no? Vabbè, ma non mi divertivo prima a Fast Story, e mi piace solo online. Ma una challenge da settimana potessi far uscire? Come quelle là classiche che hanno 5 step e poi danno le palle nere. Ma potresti pure fare. Giusto per giocare qualcosa una settimana. Fare, sì, 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 lo potresti fare. La butto lì. Un aggiornamento settimanale metti uno scenario nuovo da Challenge Road, per dire. Sì, 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 sono d'accordo. Non lo so. L'evento accumulo lascerei perde. Vabbè. Davvero, che giocatore, Ale, mamma mia, oh. Una bestia, oh. Trovato due volte nello stesso video, oh. Grande, oh. Che giocatore, oh. Magnifico proprio. Tecniche magnifiche, no? Vabbè, senza parole, dai. Rimaniamo senza parole in attesa. È l'unico, no? Killer di Wakabayashi era. Sì, sì, ti ricordi? Serviva qualcosa una volta, no? Facevi con la Wakabayashi, quello rosso. Segnava, beh, bei tempi. Hai riscattato, lo devi mettere. Bei tempi, però, eh. Bei tempi. Bei tempi. Eccolo che arriva. Robe, kibbe, botte, le sette, ghe. Mi ricordo ancora quando dovevi fare i challenge road che mi divertivo a fare lo scenario del Giappone qualificazioni a sale e poi giocavo solo con i giapponesi che non erano i 7 che erano partiti per andarsi a allenare. Ti ricordi? Ah, sì. Dovevi giocare veramente con la squadra delle qualificazioni asiatiche. Sì, sì, la squadra delle qualificazioni. Che Holly si incolla tutto il Giappone insieme a Aoi contro la Thailandia. Quelli erano bei tempi, erano belle partite, mi divertivo parecchio. Su, sì, c'hai ragione, non è proprio contemplata una cosa del genere, ma si sa, eh. Cioè, è palese. Ma secondo me lo sanno che stanno a devastare il divertimento a un favore del guadagno, secondo me, raga. Noi possiamo star qui a prenderci per il culo quanto vi pare. Io sono contento per coloro che sculano e che rimangono ancora in meta. Ma se continua così, per me il gioco finisce, raga. Vi dico la verità. Eyes of the new champion. No, quello, non, quello è un'altra merda. Quello potrebbe essere un'altra merda. Potrebbe no, essere no, un'altra no, merda quello. No. No, raga, no. Io però ripeto. Guarda, te posso dire la verità, il gioco secondo me è durato tantissimo. Sindrome di Stoccolma. No, c'hai ragione, mi sono. Non era tipo per trauma. Se sei prigioniero. Se sei prigioniero di qualche cosa, ti affezioni ai carcerieri. Ah. Al punto di non poter più. È così. E beh, ma sia quella, no? Mi su no, conferma. Tipo che quando subivi un trauma. Una roba del genere. Non mi ricordo, a me mi sembra di ricordare. Io mi ricordo, per fare un esempio, è brutto da dire, però tipo. No, conferma, è quella che dico io. Ah, ok.
È quella che dico io, quando praticamente ti affezioni al carceriere. Significa che non riesci più a. Non vuoi più tornare alla libertà, vuoi rimanere imprigionato, no? Perché? È perché è una cosa. È una cosa psicologica. Vabbè, io l'unica cosa che te posso dire, adesso come adesso, è che il gioco è durato pure tanto, secondo me. Pure troppo. Quanto è una pofami che vuole con me, Amis? Perché io ancora non puedo, c'ho ancora un SSR bollato in attacco. La farò. Bravo, tipo opere con i brasiliani, bravo. Ah, ricorda la puntata. No, però, no, a parte i scherzi, io dico che, raga, per me sta per arrivare, non lo so, per me, io sto per arrivare alla frutta. Alla fructus? Sì, perché te giuro, non c'ho più neanche il piacere di andare a giocare online, non c'ha senso, capisci? Non ha senso. Cioè, a me, mo, mi dispiace pure a fare sto tipo di discorso... mo adesso arriverà nei dribble, proveremo a pullà, magari un ultimo assalto a qualche banner aspettando. Non lo fai al Dream Festival? No, aspetterò, nel senso comunque il gioco. Mi piace Capitan Tsubasa. Tanto, mi piacevano i club tantissimo. Mi ero rinnamorato di sto gioco profondamente. Dopo l'uscita dei giocatori club, mi ero proprio, te giuro, stavo una favola, una bomba. Adesso devo venire per l'ennesima volta violentato, stuprato, maltrattato, bullizzato da gente che c'ha l'account che probabilmente non sa manco come si mette il nome dell'account. Da gente senza club, senza Dio, senza patria e senza famiglia. Da gente che ha comprato un account fresh e c'ha 4.000 trimble e mega cantesta a me. Che purtroppo io 4.000 trimble, vi dico la verità, non ho mai viste. Perché io ho cominciato a giocare Day One. Quando ce n'avevo 100 mi sentivo un signore. È tutto diverso 500. Ormai. È tutto diverso. 500. Una volta sono arrivato a 500. No, fate capire. 100 trimble, arrivavo con 100 trimble al Dream Festival, mi sentivo una brava persona che è riuscita a risparmiare, che è riuscita a fare. Adesso vedo di avere scritto boia. Non penso che mi fanno uscire non penso che mi fanno uscire le leggende dalla Lazio, non credo proprio. Giarca, però mi piacerebbe. Poi esce un'altra versione del Giorgione, Giarca, la abbiamo subito. No, vabbè raga, io mi sguardo, ho fatto due partite ieri. C'avevo Gino in porta, ho preso 3 gol. Perso una partita 3-1, un'altra vabbè ho vinta, vabbè ho vinta. Prima amica vuole con me, ho preso gol da Ino. Perché ho preso gol da Ino, senza, vabbè, a parte l'RNG va bene, a parte quello, però raga, no. C'aveva tipo 7-8 latenti quello che ho perso 3-1, una squadra improponibile, io non ce la faccio. Mi dispiace, non ce la faccio. Legami più latenti. Ho spiegatemi più perché Giorgione non immobile. No, vabbè, ma quello... A parte, ragazzi, che Giorgio Chiellini, comunque, vuoi o non vuoi, ormai è diventato pure lui una sorta di leggenda della Juve, che comunque è stato uno dei difensori italiani più forti in circolazione, Non è proprio scarsissimo, Giorgio. No, bisogna da pure a Cesare quel che è di Cesare. Se vogliamo fare quelli che parlano di calcio, parliamo di calcio. Per me fino all'anniversario dell'anno prossimo il gioco regge per inerzia, questi nuovi PG. Poi c'hanno le PTF e tutti i vari club, Bayern e Real e Natale l'anno prossimo senza acquittare. L'anniversario 2022 non ci sarà più. Tu dici che nel 2022 dice che pronostica fine nel 2022? Non lo so, io non mi sbilancio con i pronostici. Solo un altro festival li farò adesso. Tipo Savi. Lì. Io... Metti Maldini e Baresi, bravo. Varesi poi, Franco Varesi esiste veramente, no Baresi perché non c'aveva i diritti. Ma Franco Varesi esiste veramente in Tsubasa, Giarca. Cioè viene nominato. Come viene nominato Roberto Baggio, come. No, allora, io sono contento che Amis pensa così e sono lieto perché giustamente. Si vede che tu stai ancora in meta. Sono d'accordo con te. Sì, lui sì. Per me il gioco, mo se non fosse perché... Io domenica potrei andare in chiesa. Se non fosse perché danno i trimble, mo e potrei provare a fare un assalto per rimanere in meta. Per me il gioco sta al bar adesso, non sto a giocare. Potrei andare in chiesa comunque io domenica volendo. E non mi frega manco un cazzo di trimble giornaliere. Vabbè sì. Cioè che mi interessa del trimble giornaliere? Qual è il gusto di farmi altri trimble? Per fare che cosa? Cioè devo accendere il gioco per andare a dare pubblicità a Kilab per dargli ancora più sordi? Ma chi te se incula proprio? Non hai capito? Quindi mettete i buoni, Giorgione grande difensore, ma perché la Juve? Ah, tu dici, Mizuki dice il gioco regge perché vedo che c'è sempre tanto hype per i PGOP. È vero. Finché continuano a metterne vanno alla grande. Io dall'anniversario mi aspettavo altri cambiamenti, dice Mizuki. Che cambiamenti? Tu che cambiamenti ti aspettavi? No,
veramente no, hanno già fatti poco prima dell'anniversario alcuni cambiamenti all'RNG, no scusate, al modo di giocare online e tutto quanto. No, io volevo soltanto un cambiamento come abbiamo detto con Stefano per le SS, ma non del 20%, 18, e non a farli uscire tutti insieme in quel modo là i giocatori, ma nel classico step up banner giapponese dove tu, se ti andava male, ti è andata male perché sei stato sfigato, però cioè, hai avuto la possibilità di poter beccare uno di quelli. Secondo me le SS al 20%, i legami, che sono una cosa completamente nuova, cioè, tu è come se... cioè, i legami li potevi mettere con un 18%, ti arrivavano al 20% con legame perché dovevi incastrarli, ma al 20% più i vari legami, secondo me... Troppo sgrava come cosa. Ma sono legami ridicoli, per Dio. Certo, dai, che sono legami. Igawa ce n'ha due, oh. Igawa ce n'ha due. Ma sono ridicoli. Cazzo, ce n'ha uno al 4%. Sono ridicoli. Se metti due argentini. Sono ridicoli. C'è mo uno, per fatte capire, no, se ha beccato Igawa Dream Collection. E c'ha Diaz Samurai. E mo venerdì, se dovessero fare Pascal Pay, prende pure Pascal Pay. Cioè, praticamente si è fatto un 7% soltanto con Igawa. No, un 6,5% praticamente. Ah, ok, Mizuki parlava proprio di gameplay. Ah, tipo l'RNG, certo che va aggiustato. Tipo il blocco che spammano e fermano tutto. Ma certo che va aggiustato. Oh, ieri abbiamo fatto un amichevole, ieri non lui. Puoi fare uno due tiro, ma devi costruire un'azione. Ieri abbiamo fatto amichevole, ieri lui, no? Cioè, vabbè, così mangia puttana il gioco, però, perdonami, Mizuki. Per farti capire, per farti così è che giochiamo, è normale che non lo faranno mai, capire, no? Per farti capire, però, ieri abbiamo fatto un amichevole, ieri lui. Cioè, avevo Salinas e si era sbilanciato. Ma va, tirato con Yuga 97, lui c'aveva 22.000 di tiro, io c'avevo 25.000 di parata, perché comunque killer d'attaccante eccetera, vabbè, però per lo sbilanciamento ha perso. Lui moltiplicatore a 3,21 perché mi ha tirato col tiro a mezz'aria A della Tigre, e io ho fatto la parata S che c'aveva 3,48 di momentum. Allora, a parità di colore, con 3.000 in più di parata, quant'è? 20%, 20 in più di momentum. Come cazzo ho fatto a piaggò? Senza critici. Questa è l'RNG. E non c'ha senso, perché io l'Irgo non lo devo piaggò, come non lo davi a lui contro te, Megoino, che io ho tirato a 4,10 di moltiplicatore. Lui c'aveva 4,40. Quant'era di moltiplicatore? Sì, e c'aveva pure più parata. Perché io c'avevo tipo 20.000 di tiro. Lui c'aveva 23, 24. Sì, ma poi era il primo tiro. Stava al massimo della passiva. Stava al massimo della passiva e volato per aria. Non c'aveva senso, capito? Se non parlo neanche al primo tiro, cugino, che cazzo ce l'ho a fare il portiere? Infatti, perdonatemi, regà. Infatti. Ecco perché dico che serve un cazzo un portiere con una passiva del genere. Tanto non te la dà la sicurezza che è il primo para, vedi? Non te la dà la sicurezza, no, che è il primo para. Guarda Spadas invece. Tira gli palla bassa. Cioè, normale. Da terra, fai un tiro da terra, vedi se segni. Prova. Questa prova. Cioè, nel senso... non lo so. Non lo so, non, fatto sta che sta prendendo una piega orribile, ripeto, e io sono contento che tu stai, ripeto, uno più uno, siamo due facce da medaglia insieme, no? Mm-hmm. Nel senso, una singola moneta girata da una parte e dall'altra. Tu sei la parte positiva, che è andato in tutt'altra direzione rispetto alla mia. Sì. Io sono rimasto fedele al mio account, sì, primario, c'ho solo quello, solo e soltanto quello, c'ho sempre avuto solo e soltanto quello. Ho trovato la merda, tu... sei andato su un account fresh, continui a giocare, stai trovando, stai in meta, usi tutto quello che io non posso usare, siamo due facce opposte. E quindi il parere è questo. Nel senso, io, adesso come adesso, ho perso completamente la voglia di giocare. Tu la stai riacquistando alla grande con l'account fresh. Purtroppo è così. Purtroppo non... cioè sta. Però, mi puoi concedere una cosa sola? Sì. Secondo me l'anniversario non dovrebbe mettere dei giocatori nelle mie condizioni. Che vuol dire? Non dovresti stare lì a dire ho perso la voglia di giocare. Ah, certo. Dovrebbero essere tutti, dovrebbe essere una cosa bella, dovrebbero essere tutti detto, felici di giocare, tutti felici di pullare, esatto, tutti contenti, una festa, tutti in teoria. Cioè, ci cioè dovrebbe stare l'insegna dell'equilibrio dei mix. Stiamo tutti con l'ansia, stiamo qua. Non lo so. No, tutti con l'ansia no, a me mi sembra che stiamo tutti quanti presi riccamente per il culo da un'azienda che fa giochi del cazzo smartphone, perché siamo semplicemente dei ludopatici di merda ormai, che vanno curati. Andiamo curati, regà, non è uno scherzo, nel senso bisogna spegnere queste cazzo di applicazioni, bisogna ricchiapparsi un attimo, perché non è possibile che se famo via per culo così.
sulle percentuali. Perché a sto punto usciamo di casa, andiamo a giocare a tabaccai, a suonare il pianoforte, alla macchinetta, al video poker. E faccio te passa la paura. Perché questo è il video poker legalizzato, eh. Sì. Nient'altro che quello. Cioè, nel senso, non è che stai a pullare con un senno logico. Sono macchinette pure queste, eh. Se prendi Levine, per quanto sia OP, se lo becco al centrocampo è probabile che lo fermo perché è costretto a fare un'azione normale. PG come Godbasa diventano matchabili per via dei 3 secondi. Non matchabili. Non è mi sento avere meno i PG, la penso così. Vabbè, no, diciamo che Godbasa ce l'ha i cosi per counterarlo, secondo me. Nel senso, adesso ci stanno i giocatori per counterare a Godbasa, eh. No, non è per dire, ma ci stanno, eh. O no, tu non trovi? Cosa? Sì, ci stanno i giocatori per counter a Godbasa. Sì, io ormai sì, io. Ah, Robson mi sembra che può giocare CD, non mi ricordo, quello nuovo. Giusto? Cosa? Robson? Quello nuovo Robson, intercettazione inglese, può giocare CD. Sì, può giocare CD. Meno 25% dei parametri, no? Sì. Già può counterarlo, no? C'ha l'intercettazione sì. S. C'è l'intercettazione già, S. Già, l'uno tuo potresti beccare. Aoi. E si gilla pure la tecnica. E si gilla pure la tecnica. O sì, può counterà, no? Sì, Michael! Michael non è CD so ancora, però bisogna vedere perché c'è la tecnica. Ma forse Mesut è di palla al piede 1-2 quando matcha contro l'attaccante. Non ho capito. Esatto, vanno attaccanti, vanno in matchup con i CA con l'attaccante, dice. Eh sì. E lì non si può fermare. Eh no, non si può fermare, no. Vabbè, ma non lo so, raga, cioè, perché se va con gli attaccanti, ma perché è quella cosa che fai, no? Cioè tu batti, c'è sta il giocatore, quindi che ne so, vabbè, Godbasa poi sta il range è troppo lungo, il giocatore sì, è troppo veloce, cioè, arriva praticamente il con range... 10 secondi dell'immunità che c'ha, arriva dentro l'area, tira e... Ma non è detto che segni però, regà, eh? No. Non ho capito chi va dato la sicurezza che segnate. Però nel caso avete provato a tirare gli espadas? Se tiri gli espadas sono i segni. Ma io sono contento per te che tu pensi che sia la cosa più rotta del gioco quella. Prova a tirare espadas con Godbasa e raccontami che succede. Prova a tirare con Godbasa a Gino a full passiva, vedi se segni, probabilmente no. Provate a tirare Benji Okamoto! Ciao! Ma manco ha detto che segna Gino Dream Festival, regà! Non è detto, capisci qual è il discorso? Cioè, boh, io penso che comunque ci siano diversi counter di sta cosa. Certo, ci stanno. Invece quando mi arriva Levin, killer da parata! Con quattro portieri usciti, tutti e quattro parata, con killer di stamina, che cazzo stiamo a di? Non ho capito. E poi non è che tira killer dalla parata come Rivaul Dream Collection che c'ha 9.000 di tiro normale, no? Levin tira 32.000 di tiro con killer dalla parata, hai capito? È una cosa diversa, eh. Quindi fa sempre comunque per forza l'S e ci potresti pure piargo. Che fai? Il pugno S col portiere full parata? Fallo! Che fai? Il portiere ibrido perché c'è Levin? Potresti incontro a Levin, dimmi. Non ho capito, scusate, regà, non ho capito. Cioè vai con Wakashimatsu che tanto c'è le statistiche più basse. Sì. Non ho con chi ci devi andare. Se Wakashimatsu è uscito non esiste. No, con chi cazzo, con quale portiere di pugno ci vai? Con nessuno. Allora, Wakashimatsu 97, rosso, svantaggio colore. Wakashimatsu Dream Festival, c'ha il killer dei giapponesi, la passiva ce l'ha. Non ho con chi cazzo ci vai, dimmi. Con nessuno, non ci vanno con nessuno. Non riesco a capire, raga, veramente, rimango... Volendo l'unico è Salinas, sì, con Salinas mi ci trovo bene. Ma c'è se... Vengono meno tutti gli equilibri del gioco, l'hanno sì. Rotti completamente, oltre ai coglioni nostri. Hanno rotto pure tutti gli equilibri possibili, secondo me. Ti dico la verità, tutto. Rotto tutto, e se ne trovi bar, secondo me. Sì. Ormai al bar ci siamo andati, vabbè, va. Te vedo provata a barbare, quindi direi che... Sono abbastanza caldo, diciamo. Direi che intanto io, mi sembra che sia arrivato il momento, non so che ne pensi te. Sì, sì, andiamo. Che dici? Sì, bel... Lasciamo qui in sottofondo, mo lo dice tanto, mo lo dice. Lasciamo in sottofondo e... Ma sai che faccio adesso? Mi vado a fare un bel caffè, ma un grande caffè! Però lo sai che Ken 3 volte su 5 me lo ribatte. Solo che poi muore di stamina, per questo è rotto Levin. Qual è Ken? No, quello blu. Dream Festival rosso è impossibile, non ci credo, perché no, mi sa che lui pure... sta a parlare del rosso, ma a me mi segnava pure Levin quello del club, a quello rosso il 97, vabbè, secondo me quel portiere c'ha un problema, quello era proprio un bel giocatore Levin del club, cioè, ne stiamo a parlare come se fosse uscito 3 anni fa, sì. Come finta di fuoco, non lo posso più giocare, era proprio un bel giocatore, oh. Te lo scoppio a Salinas, si sì, fa tutto, te, dai, Simo, sì, attento perché se no sta riesco... di 97 comunque, sì, mi sì, sì, ho capito, boh, mi sembra comunque ambiguo come cosa. Vabbè raga, con l'Ambertone in sottofondo che dici? Eh sì. Ok, allora dai ragazzi, da caldo, raga. Live non è la Frankie, stiamo soffrendo come bestie anche per oggi, spero che quest'ora insieme
siamo presi il bel caffè al bar tutti insieme. Sì, sì, sì. Sia stata divertente. Brigate, sì. Bravo, sono contento che hai sculato. Due strade diverse, ragazzi, abbiamo intrapreso noi, nonostante qui scatta una faida familiare, stile famiglia Ogudo, direi. Due strade completamente diverse. Io so Ken e tu sei Raul, però. Perché? Sei un buffone, dai. Ma cosa? Sei un buffone, tu ti adegui. Tu sei più grande. Tu ti adegui ai tempi, io tento di cambiare il mondo. Allora, detto questo, ragazzi, per Live Bruno e la Frank è proprio tutto. Ciao, ciao, ciao.